Continua la nostra ricognizione dei giacimenti artistici dei musei marchigiani. Facciamoci accompagnare dal direttore della Galleria Nazionale di Urbino, Peter Auffreiter, all'interno della Cappella del Perdono e del Tempietto delle Muse. La Cappellina del Perdono e il Tempietto delle Muse sono stati realizzati molto probabilmente poco dopo la morte del duca Federico da Montefeltro. L'assetto architettonico della Cappellina del Perdono è stato attribuito anche al grande architetto Donato Bramante, ma è più probabile che si debba a un veneto, forse Pietro Lombardo. Il piccolo interno è decorato da marmi policromi e la volta presenta lacunari con teste di cherubini. Il vicino Tempietto delle Muse, affacciato nella loggia mediana tra i due doricini, era decorato fino al 600 dai dipinti raffiguranti le Muse, Pallade e Apollo, realizzate da Giovanni Santi, pittore di corte padre del grande Raffaello e di Timoteo Viti. Nel vestibolo d'ingresso alla Cappellina del Perdono l'iscrizione latina recita: tu vedi due sacelli separati solo da un piccolo divisorio, una parte sacra alle muse, l'altra a Dio. La coesistenza di sacro e profano, di cristiano e pagano, è un motivo tipico dell'alta cultura umanistica di Federico da Montefeltro.